coraggio e la forza, il sacrificio e la disponibilità. Gregario, ovvero, secondo il dizionario della lingua italiana, corridore ciclista che aiuta il caposquadra. Fatica e sudore per il campione, pedalare stringendo i denti perché poi qualcun altro alzi le mani sul podio. Bruno Leali non fu solo un gregario di lusso, fu anche un corridore capace di vincere per sé, atleta capace di diventare protagonista come fosse una sorta di emblema del riscatto degli umili. 13 corse vinte dal 1979 al 1994, compresa la leggenda, il titolo italiano, quella maglia tricolore da portare in giro per tutto il mondo. E poi la maglia rosa, strappata per 3 giorni ai campioni e consegnata alla memoria della gente e alla leggenda. La leggenda dell'uomo comune che si fa re. Bruno Leali nasce a Roevolciano, a una trentina di chilometri da Brescia, il 6 marzo del 1958. Ma sai, io ero in una famiglia, mio padre era operaio, lavorava alla Falck, un'azienda metallurgica, mia mamma casalinga, poi ho 2 fratelli più giovani di me, 4 anni di differenza, mio fratello che è del 62 e mia sorella del 66. Poi mio padre lavorava, poi aveva un pezzo di campo, coltivava un po' di viti, un po' di orto e lavoravamo così, ecco. Andavo anche io, andavo nei campi a lavorare, a zappare, andavo nel monte la mattina con lui per funghi, lui faceva i turni, facendo i turni, quando faceva la seconda, la mattina presto andavamo per funghi, veniamo giù con la nostra carica di legna, la nostra fascina di legna, lui naturalmente i bastoni grossi e io quelli piccolini e andavamo a casa. Poi d'estate io andavo a zappare un po' terreno, poi lui il pomeriggio andava a lavorare e io andavo a giocare con i miei amici, ecco. No, non calcio mai, quasi mai. Noi andavamo nei campi, andavamo a correre, andavamo con un gruppo di ragazzi lì di Gazzane, andavamo al Chiese, al fiume Chiese, andavamo a pescare. No, cercare ragazzate, ecco. Sono gli anni del boom economico, gli anni della lambretta e dell'auto per tutti. Nel ciclismo c'è il vuoto lasciato da Coppi e Bartali. Ci sono anche Thiele Altig, Pulidore e Balmanion. Merckx e Gimondi stanno per esplodere. Per Bruno Leali la bicicletta non è ancora che un gioco. Il ciclismo un'ipotesi lontana. La scuola una sorta di cima Coppi da scalare con un rapporto sbagliato. È un tasto dolente questo. No, andavo perché dovevo andarci, ecco. Dovevo andarci, infatti io ho fatto fatica a fare la terza media e basta, però non era il mio forte. Ma perché non avevo impegno, ecco. Non ho mai aperto un libro. Bruno cresce e inizia a fare il muratore. La passione per il ciclismo scoppia grazie ad un amico. Sì, dopo testa media comincio a lavorare, ho fatto il muratore, faccio il muratore e nel frattempo poi ho iniziato a andare in bicicletta. Ma io quando sono spostato da Roevolciano, che sono venuto a abitare a Gavardo, non mi sono inserito subito nel mondo perché avevo 11 anni, 12 anni e ho fatto fatica. Non avevo amici, non avevo compagni, quelli che frequentavano a scuola con me andavano. Insomma, non ho legato. Mi sono attaccato a un ragazzo, Berta, che lui iniziava a correre per la Gavardo perché il papà era passato della Gavardo, era dentro, non so se consigliere, socio, sembra Gavardo o simpatizzante della Gavardo. E mi ha convinto di provare e io mi ho regalato questo ragazzo qua e mio papà mi ha preso questa bicicletta lì di occasione da Casari e ho cominciato la mia carriera. Sì, sai, essendo la Gavardo, una squadra dove in quei tempi là non avevano grosse ambizioni e avevamo 4-5 ragazzi che abbiamo iniziato, io lavoravo da muratore, poi
salendo di categorie, quando è diventato juniore, sei dilettante, ho chieto dei permessi, mi dava 2 mezze giornate di tempo per allenarmi, il martedì e il giovedì, e gli altri giorni uscivo la sera. Mi ricordo che a febbraio, marzo, quando uscivo alle 5 dal lavoro, mi procuravo una pila così, uscivo per strada con la pila. Non c'era sicuramente il traffico che c'è adesso, adesso sarebbe una cosa impossibile. Sì, era una Villier triestina, cromata, gialla, e mi ricordo che alla Gavardo hanno dovuto mettere un canotto di una graziella perché continuavo a alzarmi e non c'era più spazio, e ho dovuto mettere un canotto di graziella perché era talmente alta che... E poi dopo che ho vinto la prima corsa che l'ho vinta a Botticino, e dopo lì la Gavardo, Piero Montanari, mi ha fatto avere una bicicletta dal famoso Piero Serena. Ma io guadagnavo 600-700 mila lire a fare il muratore. Io mi ricordo una frase che mi ha detto mio papà quando io sono passato professionista, che io ho detto: papà, ho firmato contratto da professionista, vado con voi Fava alla Inotran. Mi ha detto: quanto prendi? Prendo 400 mila lire per 10 mesi. Allora eravamo liberi professionisti, avevamo 400.000. Io allora nel 78, perché nel 79 sono stato professionista, no, prendevo 850-160 mila lire, più la tredicesima, la paratetica e tutte quelle che erano i muratori. Mio papà mi ha detto solo: sei sicuro di quello che fai? Papà, provo, tanto fare il muratore, ho detto, sempre tempo, fra un anno o due, se non va bene, smetto e vado a fare il muratore, tanto. Ma secondo me c'è stata, non dico una follia, è stata una presa di posizione. Io ho capito che forse era il mio sport, perché io quando ero, tornando indietro un attimino, quando ero a Rai Volciano, facevo anche le corse campestri e andavo forte ancora a piedi. Ho detto, due sport di fondo come la corsa campestre e il ciclismo, secondo me si possono adattare. Poi ho sempre fatto una escalation, nel senso che primo anno da esordiente 2 gare, secondo anno, poi ho fatto solo un anno, allievo, primo anno di allievo 2 gare. Poi è stato il passaggio che hanno tolto gli juniori, li hanno portati 18 anni e ho fatto solo un anno di allievo. Ho fatto juniores 2 vittorie, secondo anno juniores 4 vittorie, primo anno under 23 2 vittorie. Cioè dilettante di terza, poi dilettante di prima categoria 6 vittorie, cioè sono sempre andato in crescendo. Io non ho mai fatto un anno senza mai vincere, nonostante il cambio di categoria, e lì ho capito che potevo avere delle possibilità, delle pari mezzere, ecco, proprio questo. Allora gli ultimi due anni ho smesso di fare il muratore e sono stato assunto dalle cantine bresciane, grandi miei tifosi, appassionati, anche loro legati al GS Gavardo, e lì mi davano un po' più di possibilità, nel senso che mi davano 3-4 giorni a settimana, mezza giornata, il sabato non andavo, e un lavoro un po' più leggero, ecco, uscivo qualche volta col camioncino a scaricare il vino, lavoravo dentro in azienda al imbottigliamento del vino, era tutto un altro lavoro, e mi ha dato anche la possibilità di fare il ciclismo, eccetera. Questo il penultimo anno, poi l'ultimo anno dilettante, meglio ancora, ho fatto il militare e l'ho accompagnato atleti, e lì ho fatto veramente un anno tranquillo, e infatti ho vinto sei corse. È il 1979, Bruno Leali è ormai più di una promessa del ciclismo. È appena nata la Inoxpran di Davide Boifava, l'ex corridore di Nuvolento conosce bene Leali, con il quale in più di un'occasione è uscito ad allenarsi, lui campione ormai a fine carriera, Leali, giovane talentuoso di belle speranze. Boifava lo ingaggia e per Bruno Leali inizia la carriera da professionista. Per il 21enne corridore di Rue Volciano è l'ingresso nel mondo dei campioni. Sai, quegli anni lì avevano appena messo l'anno prima, nel 78, avevano messo Gimondi, avevano messo Eddy Merckx, grande Eddy Merckx. Io ero molto, mi piaceva molto Roger de Vlaeminck, sono diventato anche molto amico di Roger de Vlaeminck,
ho avuto la fortuna di correre con lui un paio d'anni, non in squadra assieme, perché poi lui ha fatto una pausa, poi ha ripreso a correre e l'ho conosciuto e ho esternato la mia simpatia nei suoi confronti. Sicuramente quegli anni lì c'era Moser, c'era Salonia, nonostante che era solamente un anno più vecchio di me, però era già fermato, aveva vinto il Giro d'Italia nel 79, insomma, nei corridori un certo carisma. Poi c'era tutto il gruppo di olandesi che erano fortissimi. C'era Kuiper, c'era Zoetemelk, c'era Lubberding, Osterbosch, c'era Roy Schouten, grandi corridori. Poi appena i primi anni della mia carriera c'era Thurau, Didi Thurau, tanti corridori. Inno che stava anche lui nel 79-80 e all'apice della sua carriera. Ma a me piaceva De Vlaeminck. Piaceva Roger De Vlaeminck, mi ha sempre entusiasmato De Vlaeminck, mi è sempre piaciuto come tipo di corsa. Dopo mi piaceva, sai, essendo bresciano, Michele Lancelli, ho sempre avuto un tifo e sono anche molto amico di Michele, l'ho sempre rispettato, e dopo sai, tutti gli italiani, Gimondi, Motta, tutti, ecco. Nel 1987 Bruno Leali è ormai un corridore affermato. Nonostante debba soprattutto aiutare i suoi capitani, ha trovato il modo di vincere 4 corse. È al fianco di Battaglin quando questi trionfa al Giro d'Italia dell'81. È scudiero fedele del conterraneo Roberto Visentini quando quest'ultimo si aggiudica il Giro dell'86. È con Roche che nell'87 trionfa al Giro in attesa di vincere poi il Tour. Bruno sa stare al suo posto, ma quando è in giornata la sua classe può fare la differenza. Il campionato italiano del 1987 viene assegnato alla Coppa Agostoni. Bruno, prima della partenza, ha già le idee chiare e, visto il rapporto di stima e amicizia col suo DS Boifava, fin da subito scopre le sue carte. Ma io l'ho detto, non mi sono mai permesso di dire domani faccio corsa io. Quando in certe situazioni di corsa, la corsa andava in una certa maniera, come quando ho vinto la tappa Giro d'Italia, che avevo il compito di attaccare, poi purtroppo poi io ho attaccato, gli altri non mi hanno più ripreso, ho vinto la tappa Giro d'Italia. Ecco. Al campionato italiano io l'avevo preparato, nel senso di dire che avevo fatto il Giro d'Italia e ero andato giù in Svizzera. Mi ero fermato apposta al Giro di Svizzera una settimana prima. Mi sono dovuto nascondere dietro il furgone perché Davide non voleva che mi fermassi. Ma io mi ero fermato apposta, sono venuto a casa, mi sono preparato. E mi ricordo il giovedì che avevo fatto 180 km da solo, ero venendo giù dalla Pusterla, e avevo fatto Lodrino, Polaveno, stavo venendo alle 2:30 del pomeriggio, mi sono preso dentro con una macchina e sono andato per terra. E mi faceva male la coscia. Però dolore normale, ma mi sentivo talmente bene che mi sono preso la responsabilità. Il sabato nel campionato italiano, quando abbiamo fatto la riunione, Davide ha detto chi domani va a fare la corsa, e io per la prima volta e penso l'unica volta della mia carriera ho detto io faccio la corsa. E Davide mi ha detto hai bisogno di qualcuno vicino, quanti corridori vuoi vicino? Io ho detto no, io se Ghirotto se la sente, io voglio solo Ghirotto. Perché? Non perché non avevo rispetto per gli altri, anzi, sono molto amico di Guido Bontempi, ci hanno sentito tutti. Nella carriera ci sono corridori di grande classe, ma quel giorno lasciano alle ali il ruolo di primatore. Gli italiani erano, c'era Guido, c'ero io, c'era Visentini. Ecco, ma Visentini non voleva fare, non aveva responsabilità, Guido non era il percorso dato a lui. Ghirotto anche lui diceva no, io non me la sento, sono stanco, poi loro dovevano fare anche il tour, io invece non dovevo fare il tour, mi prendevo una pausa di... avevo già prenotato di andare giù su in vacanza con mia moglie e la mia figlia, perché avevo solo una bambina adesso. Allora, e di conseguenza ho chiesto solo di avere vicino Ghirotto, ma solo perché ho detto a me non mi serve che tu fai grandi lavoro, solo per passare, chiacchierare un pochettino, perché la corsa è 280 km, 6 ore di bicicletta è dura farle passare, solo questo. Alla vigilia Bruno Leali non è tra i favoriti,
La corsa è incerta. All'inizio c'è una fuga nella quale però Bruno non entra. Praticamente va via una fuga di, non mi ricordo più, sono 6 o 7 corridori, sono 2 corridori da Ariostea davanti, e poi è una dura selezione perché c'erano 12 volte a fare lì solo, insomma era una corsa eliminazione. A un certo punto, quando mancavano 3 giri alla fine, avevano ancora un bel vantaggio davanti, un minuto e mezzo così, e io mi ricordo che Ghiro, io adesso provo, facciamo una menata, e poi, no, mi fa, aspetta ancora un giro. Infatti io ho ascoltato Ghiro, aspetto ancora un giro, e quando son partito, li ho presi proprio, mi sono accodato ai fuggitivi, nel prendere l'ultima volta del Lisciolo, e lì sono andato via da solo, ho scollinato sul Lisciolo con 30 secondi, 25-30 secondi, e sono arrivo con 1 minuto e mezzo. Ormai è fatta, Bruno Leali è campione d'Italia. Ma è come italiano, mi sono accorto subito, no, perché per me è una vittoria come l'altra, quando poi giorno per giorno dovevi andare alle gare con la maglia campione italiano, avevi un certo riscontro, è stata, penso, una grandissima, una bella soddisfazione, una grande soddisfazione, perché per portare per un anno il simbolo del campione italiano, insomma, anche perché il campione italiano, senza togliere niente agli altri campioni italiani, è un campionato che conta parecchio. Bruno Leali non è sazio. Il 1987 sarà il suo anno migliore. Oltre al titolo tricolore, vince 4 gare, la cronosquadra Parigi-Nizza, la cronosquadra al Giro d'Italia, il circuito di Pieve di Soligo e il trofeo Baracchi in coppia con Ghirotto. Nel 1989 Leali lascia la carriera e approda alla Gewiss. Da lì passerà poi alla Jolly e alla GIS, prima di approdare nel 1992 alla Mercatone, squadra con la quale prende parte ancora una volta al Giro d'Italia. Nel ciclismo è nata una nuova stella, quella dello spagnolo Indurain, che parte da grande favorito avendo vinto il Giro l'anno prima, oltre che essersi aggiudicato il Tour de France del 91 e del 92. Le speranze italiane sono affidate ad Argentin, Chioccioli e Chiappucci. La prima parte della Corsa Rosa premia Argentin, che conquista il simbolo del primato già nella prima frazione. Indurain però è vicino. Il 2 giugno, nella cronometro di Senigallia, lo spagnolo conquista la maglia gialla. Il giorno dopo è in programma la frazione che da Senigallia va ad Ozza. Bruno Leali, al Giro d'Italia, ha già vinto una tappa nell'84. Quel 3 giugno del 1993, all'età di 35 anni, sta per entrare nella leggenda della maglia rosa. Ma io la maglia rosa lì l'ho presa il giorno prima, nel senso che questo devo dare atto a Olivano Locatelli, che adesso è mio collega, che lui faceva un po', aiutava un po' la Mercatone 1, e alla presa del cronometro mi fa: ma vorrei mica fare la cronometro a spasso, mi fa, uno come te, un percorso così puoi arrivare bene, poi devi pensare a domani, che siamo in classifica, se non prendi tanti minuti poi si può ancora prendere la maglia, e mi ha convinto a fare la cronometro a tutta. Infatti sono arrivato nei primi 15 o 16, e non sono arrivato davanti a Giovannetti,
a Giovannetti, a Marco Giovannetti, che il giorno dopo si siamo ritrovati in fuga assieme. E praticamente è andata via una fuga di 20-25 corridori, poi nel circuito lì di Dozza si siamo rotti. Io ho avuto anche la fortuna di forare, fortunatamente con me c'era Mariano Piccoli, che è un primo anno, che aveva la maglia verde del campione della montagna, che mi ha passato subito la ruota, è stato bravissimo, e io stavo bene, perché stavo bene, e sono entrato subito nel gruppetto. Naturalmente dopo io curavo Giovannetti, è andato via Fontanelli, che ha vinto la tappa, e lì praticamente ho guadagnato quei secondi per poter portare la maglia rosa. Mi piace che l'ho presa con pochi minuti, con pochi secondi di vantaggio, erano 12-13 secondi di vantaggio, che se arrivavamo con 2-3 minuti potevo portarla mai qualche giorno in più, ecco. Ma guarda, è stato bellissimo mettere la maglia tricolore sicuramente, però la maglia rosa, 3 giorni in maglia rosa è una cosa che non si può paragonare, cioè è una situazione enorme, perché per 3 giorni sei te sul piedistallo del giro. Fabio Fontanelli si aggiudica la tappa precedendo Bottaro e Tebaldi. Bruno Leali sale sul palco e indossa la maglia rosa. Ma sarà perché sono contento, per me è il giorno più bello della mia vita, perché come giustamente arrivare a 35 anni, aver vinto, io ho vinto 3 giri d'Italia, cioè li ho fatti vincere agli altri e non ho mai messo la maglia rosa, almeno per un giorno almeno nella vita, l'ho visto indossare a tanti miei compagni, tanti miei capitani, i miei compagni di camera, e io non l'avevo mai messa, è la situazione più grande penso della vita. Ma volevo smettere quest'anno, ma sento che la corrono ancora un anno o due, adesso vediamo. Comunque no, io sto bene sinceramente, naturalmente quando uno sta bene è controsenso smettere di correre. Adesso vediamo a fine Giro d'Italia. Senz'altro, noi stamattina eravamo, ancora ieri sera eravamo d'accordo che dovevamo fare la tappa per vincere, per fare bella figura. Però nessuno pensava di arrivare proprio qua, il giorno di arrivare in casa dalla Mercatone 1 e vincere, cioè indossare la maglia rosa, anche perché ne abbiamo già 3 di maglia, questa qua è la quarta, è già tra 4 giorni che Luciano deve dire non c'è 3, non c'è manca solo maglia rosa, e almeno dobbiamo prenderla, e l'avete presa io. E l'avete fatto un po' di fortuna, comunque. Sì, io sono contentissimo, Bruno, che hai preso questa maglia, perché veramente te la meriti, l'abbiamo detto anche prima in trasmissione, hai tirato tanto per tanti capitani, mi hai fatto anche perdere con Visentini una volta la maglia rosa, finalmente la vesti e veramente te lo meriti. T'hai usato anche adesso, te amici mondiali, però. È vero. Ma lì non c'entrava la maglia rosa, però devo dire, ti trovi bene e domani la difendi? Ah sicuro, domani arrivo da Asiago, non penso che sia durissimo. Anche perché sto bene, è dimostrato già la Vuelta che in salita tengo. Per me il problema sarà i giorni successivi. E comunque adesso ce l'ho, domani sicuramente lo terrò qui dentro per tenerla. Il giorno successivo è in programma la frazione che va da Dozza ad Asiago. A Miguel Indurain, che le ali abbia la maglia rosa in fondo, fa piacere. Ma sicuramente, io parlando con Miguel, che sono molto amico, anzi con lui anche con Ciavari, che era il suo direttore sportivo, a quei tempi gli abbiamo fatto un favore, perché loro come squadra la Banestro non era così forte in quel momento lì, perché avevano solo due corridori e noi avevamo una squadra forte, perché in salita con Giupponi, con Zaina, con Casagrande, insomma avevamo una squadra competitiva. Ma io credo che io sia quando ho vinto il campionato italiano, sia quando ho vinto le corse, i baracchi, e il giro dell'arte, come giustamente hai detto te, c'è sempre stata una grande soddisfazione da parte dei miei colleghi, che erano contenti che io abbia raggiunto questo obiettivo qua. Sia quando ho vinto l'italiano erano tutti contenti, tutti mi hanno detto guarda, è la persona che veramente meritava di mettere campione italiano, e così anche con maglia rosa, tutti mi hanno elogiato, da argentini, anzi quando mi vedevano mi hanno cercato di darmi tutti quanti una mano, quei giorni nelle mie lì, le loro possibilità e dell'agonismo della corsa. Sul traguardo di Asiago, non senza polemiche, vince Konyshev davanti a Fondriest e Zaina. La maglia rosa non cambia padrone. Sì, vince Konyshev, finalmente cominciò ad attaccarci, è stato un po' di polemica con
Chiappucci, perché lui è attaccato e noi ti tiravamo, ma naturalmente io avevo la maglia rosa, dovevo difendere la mia maglia rosa. Non potevo lasciare che Chiappucci andasse, c'era altri, c'era il giorno dopo l'arrivo a Corvara, che poi l'abbiamo ritenuto ancora, il giorno dopo ancora a Corvara, insomma, siete stati bravi, dai. La 13ª tappa va da Asiago a Corvara. La corsa è dura e le ali e dei suoi, per difendere la maglia rosa, si fanno qualche nemico in gruppo. Sì, con due passi, con due salite, lì vince Argentin, e anche lì abbiamo fatto un dispiacere alla Gevis, perché lì c'era via Ugrumov, e se non c'eravamo noi che tiravamo, anzi, in finale mi sono messo di prima persona io a chiudere, che difatti la maglia rosa. Dopo l'intervista, dopo Corsi, ho visto che era la maglia di prima persona, cioè, la maglia rosa ce l'ho io, a un certo punto se non c'è nessun altro mio compagno di squadra, e poi sinceramente è il lavoro che fate tutti i giorni, mi è venuto spontaneo tirare, lo facevo 360 giorni all'anno, una cosa in più che tiravo per me stesso, non tiravo per gli altri una volta. La tappa di Asiago forse era anche data le mie caratteristiche. Ma l'altra salita, quando c'era da Corvara, col passo delle erbe, delle error lì, erano due belle salite dure, credo che se non avessi avuto la maglia rosa, qualche minutino l'avrei preso, non tanti, ma qualche minutino l'avrei preso. La Corvara-Corvara del 6 giugno è frazione durissima. Il sogno di Bruno Leali sta per finire. No, secondo me sono state due cose che hanno influito su quella tappa lì. Una cosa che... La marmolada per me è troppo dura, io sono un corridore, va bene anche in salita, ho vinto tappe del Giro d'Italia, mi sono difeso molto bene anche al Tour, però sono salite un po' più pedalabili, la marmolada è troppo dura, è troppo pendente, troppo rigida per me. E poi l'altro grande handicap, che abbiamo preso il freddo e grandinata sulla marmolada, e lì io col freddo non sono mai stato una... In quel periodo là non ero. Ero andavo forte quando ero giovane, però quando andavo su di età, io ormai cominciavo ad avere 35 anni, soffrivo freddo. Da vecchietto avevo freddo. Il Paia lascia il simbolo del primato ad Indurain, che lo porterà fino a Milano, conquistando così il suo secondo Giro d'Italia. Ma perché Paia? Il Paia è stato Boifava a darmelo, soprano di Paia, perché... Boifava e anche Michele Lancelli, quando ci allenavamo assieme, e anche Gazzola, Davide Gazzola, perché ripeto, quando erano lì che ero magro, perché pesavo 69-70 kg, alto 1,87, capelli biondi, e da lì è nato il nome Paia, della paglia del grano, ecco. Leali smette di correre nel 1994 dopo 16 stagioni da professionista. La sua ultima squadra è la Brescialat, con la quale partecipa alla Vuelta e al suo ultimo Giro d'Italia, piazzandosi 47esimo. Ma sai, io ho fatto 16 anni professionista, ho sempre fatto tantissime cose, perché allora io correvo dall'inizio della stagione, facevo giro tour o Vuelta, e giro, ho fatto 14 Giri d'Italia, ho fatto 7 Tour, ho fatto 5 Vuelta, cioè ne ho fatte di corse a tappe, ho fatto tutta la campagna del Belgio. Io ho preso la maglia rosa e sicuramente ero ancora in condizione di andare avanti. Dopo è subentrato che nel 93, fine del 93 abbiamo cominciato a fare la squadra con Giopponi e Bordonali alla Brescialat, e giustamente Mario Cioli, che ci ha dato una mano, che io ho sempre stimato tantissimo, mi dispiace che sia scomparso, e mi ha obbligato, io dovevo fare il dito sportivo subito nel 94, poi mi dice: Bruno, giustamente, facciamo una squadra giovane, primo anno, l'unico corridore che ha un certo nome, un certo carisma sei tu, e fammi
vai avanti a correre fino dopo il Giro d'Italia. Io dovevo fare il Giro d'Italia e il campionato italiano, però purtroppo alla bicicletta barca mi è uscito un problema al ginocchio e non ho partecipato al campionato italiano. Sennò nel contratto, nell'accordo che c'era fra me e il signor Mario Cioli, c'era questo accordo qua. E io ho capito che ero, prima cosa, perché avevo la testa già a fare il direttore sportivo e non a fare il corridore, e mi diventava difficile allenarmi. E quando un corridore non riesce ad allenarsi, e lì credo che sia il punto d'arrivo, perché senza allenamento il ciclismo non riesce a pedalare. Ecco. La squadra con la quale, al fianco di alcuni dei grandi del ciclismo, ottenne le soddisfazioni migliori fu la Carrera, una sorta di corazzata del ciclismo degli anni Ottanta. Ma credo che eravamo un gruppo di corridori forti, che però ognuno sapeva farsi valere nel suo ruolo. E lì praticamente avevamo ognuno il suo ruolo, ognuno aveva i suoi compiti e c'era una grande stima e una grande sincerità fra di noi. Devo dire, quando si doveva lavorare per Bontempi, si lavorava per Bontempi, quando c'era da lavorare per Vigentini, si lavorava per Vigentini, quando c'era per Rol non si guardava in faccia nessuno. L'unico scritto, l'hai detto te, è stato a Sapada con Vigentini Rol. Ma poi lì è arrivato il signor Tacchella che ci ha messo tutti d'accordo, ha detto io vi pago io, o vincete il Giro d'Italia o sono tutti quanti licenziati. E credo che sia stata la cosa più giusta che abbia detto. No, ritornando, noi avevamo un gruppo veramente affiatato, nel senso che è quello che secondo me manca un po' adesso, anche a livello di umanità. Noi praticamente eravamo amici in corsa, eravamo amici dopo corsa, quando c'era da ridere si rideva, ma quando c'era da pedalare si pedalava. E credo che l'abbiamo dimostrato in quei 4-5 anni lì, che non c'era praticamente nessuno e che eravamo corridori, dico, non eravamo tutti fuori classe, eravamo tutti buoni corridori. E poi sicuramente avevamo Bontempi che era un velocista fortissimo, avevamo Vicentini che era fortissimo, Rohr fortissimo, Roche, Mackler, Zimmermann, cioè, ricordiamo che avevamo dei corridori che era come dire la Molteni, i tempi d'oro. Ma credo che era uno che li faceva parecchio. Noi facevamo il clan, si chiamavano i quattro l'Ave Maria, che eravamo io, Guido, Ghirotto e Perini, che ne abbiamo fatti tanti, ne abbiamo fatti anche a Boifava, sinceramente. Guarda che a Boifava, io mi ricorderò sempre che eravamo giù al Giro di Reggio Calabria e eravamo partiti in pullman, perché da Costa Amalfitana andavamo giù a Reggio Calabria a fare il Giro della Calabria, dove fare il Giro della Campania, e noi tutti in pullman, gli altri andavano giù con la miraglia perché doveva arrivare prima, noi siamo arrivati alla sera. Poi Fava era andato alla riunione, era vestito bene, come te adesso, giacca e cravatta, stava alla riunione e stava parlando con Bracchi che stava sistemando le biciclette. Io e Guido, dalla finestra della camera, ho detto dai che facciamo un gavettone a Davide. Io non riuscivo a dire una cosa che l'avevamo già fatto. Abbiamo centrato una pozzanghera d'acqua dove c'era anche nafta e gasolio, non ti dico in che stato è andato poi, è venuto su e da noi è venuto perché sapeva che l'avevamo fatto noi, ecco, questo è stato uno degli aneddoti. Ma noi vincevamo quando dovevamo vincere, cercavamo di lasciar vincere anche gli altri, però ci facevamo anche rispettare, nel senso di dire che se uno ci faceva un torto o voleva tirarci per i fondelli, noi la facevamo pagare, anche perché avevamo l'effa da forza per farla pagare. Bruno l'ho conosciuto che era in ritiro con la squadra a Salò, proprio dove abito io, con la Inospran. Ma una faccia da persona buona, pacato, così, molto dolce. Parlava poco, però poi pian piano si è lasciato andare. Dire che la mia famiglia abbia un ruolo determinante è poco, perché mia moglie mi ha sempre, quando correvo, mi ha sempre secondato, nel senso di dire, non mi ha mai fatto pesare niente, nel senso della lontananza, i periodi che ero nervoso, se mi stava vicino, non mi ha mai creato un problema, mai, nel dire, anzi, era lei che a volte, nei momenti, io ho avuto un anno che volevo
tra fare la mia stagione, perché venivo dall'84 che avevo vinto la tappa Giro d'Italia, volevo fare un 85 più forte, invece io ho sbagliato tutto, ho sbagliato la preparazione, ho sbagliato gli allenamenti, e ero andato in depressione, no, però non riuscivo a rendere, e lì mi è stato molto vicino la mia famiglia, mia moglie in particolare, e poi anche dopo, anche adesso, mi sta aiutando tantissimo. Credo che, lo dico sempre ai miei ragazzi, che la donna sia un campione, qualsiasi campione, che sia ciclismo, sia calcio, è molto importante, perché insomma uno sportivo non è una persona qualunque, non è l'operaio che va all'operaio, ha fatto le 8 ore, per lui deve essere tranquillo 24 ore al giorno e 360 giorni all'anno. Ecco. Benvoluto da tutti, rispettato da tutti, perché rispettoso di tutti, Bruno Leali fatica ancora oggi a trovare un nemico nella sua lunga carriera. Ma no, sinceramente no. Sinceramente non c'è mai stato nessuno che non è d'accordo. Ho avuto degli scherzi con qualcuno, ma però sono dopo diventato molto amico, molto amico. Faccio un aneddoto con Milo Panizza. Ero giovane e stavo lavorando, tirando, e lui è venuto lì, mi ha avuto a dirmi qualche cosa, e io ho detto, e mi fa, avevo quell'animo così di, ma era buono, però gridava sempre lui, e io ho detto, Milo, non vuoi mica, ti do un cazzotto, io ho detto, e lui mi, e da allora siamo diventati amici, mi ha fatto rispettare subito, io ero un secondo anno professionista, lui era giapponese, e da allora sono diventato amico, poi per il resto non ho mai avuto grandi crisi, mai. Ma no, io non ho impianti, perché forse qualche più impianto, ma non di gestione della gara o per le scelte di gara, perché fu in certi momenti della carriera non sono stato abbastanza deciso a fare dei sacrifici un po' di più, o magari mettendo in condizione anche la mia famiglia di certe situazioni, ecco. Però no, su questo qua no, perché io ho fatto pienamente la mia scelta, ho sempre stato vicino a dei grossi corridori, mi ha sempre tenuto in considerazione, perché anche adesso con Battaglin, con Bontempi, con Roche, con Vicentini stesso, anche se Vicentini è un tipo che parla poco, però c'è un ottimo rapporto e rispetto, ecco. Ho mai sentito dire, però era meglio che facessi così, era meglio che pensassi più a me stesso, mai, era proprio così una sua scelta e lo faceva volentieri, poi sapeva di avere delle giornate magari in cui poteva avere la corsa libera, e quando le aveva andava anche bene. Bruno Leali, ritiratosi dall'attività agonistica, ha iniziato la carriera di direttore sportivo tra i dilettanti. Una carriera fino a poco tempo fa ricca di successi. Poi il fulmine a ciel sereno. Nel 2010 un blitz eseguito dai NAS durante il Giro Bio nell'abitazione di Leali, nella sede del ritiro della sua squadra, sull'ammiraglia e nell'albergo dove stavano pernottando gli atleti in gara, porta, secondo quanto affermato dagli inquirenti, alla scoperta di farmaci non inseriti nella lista da presentare alla commissione medica del Giro Bio. Nell'aprile 2011 l'ufficio della Procura Antidoping ha disposto 3 deferimenti sulla base degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Padova. Uno di questi è il deferimento al Tribunale Nazionale Antidoping del CONI con la richiesta di squalifica a vita per Bruno Leali per le violazioni degli articoli 2.6 e 2.8 del codice VADA. Una brutta vicenda alla quale si fa fatica a credere. Doping è parola che nel ciclismo sa di vergogna, ma nessuno può essere condannato a prescindere, nessuno può essere messo alla gogna senza avere prima la possibilità di scagionarsi. A Bruno, quanti amano il ciclismo e lo hanno ammirato come atleta corretto ed esemplare, non possono che augurare di poter dimostrare la propria innocenza o la propria totale buona fede. Prima che la vicenda Giro Bio esplodesse, così Bruno Leali sui giovani. È difficile perché adesso, il giorno d'oggi, il ciclismo sta diventando sempre più duro, perché
chi è il ragazzo che fa 4-5 di allenamento in bicicletta? Chi è i genitori che mettono i ragazzi 12, 13, 14 anni sulle strade ad allenarsi col traffico che c'è? Naturalmente quando manca la quantità, è fatica a trovare anche la qualità. Prima eravamo in 1000 e ne saltava fuori i 10 campioni, adesso siamo in 500, salta fuori i 5 campioni. La percentuale è sempre quella, ecco. Come quando si diceva, come mai i russi vanno forte? Partivano in 10.000, li cremavano, li mettevano tutti, facciamo 200 km, vedi subito 200 km, questi sono 100 che resistono 200 km, buono, domani altri 200 km, di quei 200 lì ne saltavano altri di 10 e saltavano fuori 10 migliori. È la legge dei numeri. Bruno Leali, campione d'Italia, esprime un misto di servilità, di generosità, di ammirazione. Leali avrebbe il merito primo del campione, che è poi il merito fisico. È però di una lealtà eccessiva che in un mondo di disincantati, per non dire di lupi, lo avvicina di molto ai semplici di spirito. Le rarissime occasioni in cui l'andamento della corsa, non già l'ordine di scuderia, gli ha dato licenza, Leali ha vinto. Il ciclismo conserva un ordine epico. La sua storia è ricca di episodi anche drammatici che fanno capo a tirannie e a baronie. La folla cerca il grande, il vecchio tiranno che si conferma tale, o il nuovo tiranno che lo abbatte. Il problema dei baroni qui è inestricabile. Se i gregari entrano in scena, se i domestici si sbottonano il panciotto, l'epopea scade ad umile racconto. Così scriveva il 30 giugno del 1987 il giornalista Mario Fossati sul quotidiano La Repubblica. La sua è un'ode al gregario, all'uomo che per una notte si fa re. E re Bruno Leali lo è stato per 13 volte. Le 13 volte in cui ha potuto levare le braccia al cielo. Ma quelle tre giornate in maglia rosa, quella maglia tricolore da indossare con orgoglio, sono la sua leggenda. E la sua leggenda è in fondo la leggenda di tutti noi, la leggenda del ciclismo.